Il Brusalavecia di Trichiana compie 50 anni, una tradizione che nel tempo si è consolidata richiamando in piazza in ogni edizione un numero crescente di cittadini, bambini incuriositi e addetti ai lavori. Quest'anno non ha fatto eccezione, con la differenza che le vecchie signore di legno e carta ardevano al Parco Lotto. Verranno bruciate queste quattro vece di quattro gruppi frazionali. Il tema di Brusalavecia è proprio quello di bruciare le vecchie cose che si avevano in casa nel periodo autunnale per augurare una nuova stagione primaverile. Prima di bruciare ogni frazione leggerà il testamento e avrà tutta una serie di coreografie appunto dedicate legate al testamento che poi verrà letto. Sono oltre i 400 i partecipanti a questa manifestazione, divisi appunto in quattro frazioni. Viene valutata la coreografia, viene valutato la lettura e la scrittura del testamento, viene valutata la costruzione della vecia e alla fine proprio il rogo. Alla fine delle esibizioni i giudici hanno colto delle note di merito in tutte le creazioni. Morgan ha saputo stupire il pubblico con il doppio volto della vecia, a Carfagnò il riconoscimento per la capacità di riempire di colore tutta l'arena della nuova location. Trichiana è stata menzionata per la cura di ogni dettaglio e per l'originalità dell'accensione del rogo, ma la vittoria finale è andata alla frazione di Sant'Antonio di Tortal anche per la magistrale interpretazione nella lettura del testamento. La serata è stata trasmessa in tutto il mondo grazie ai mezzi di Radio ABM. Circa 20-25 anni fa i Tormen del Brasile hanno scoperto di essere originari di Trichiana e hanno trovato qui diverse famiglie di trichianesi, di Tormen, almeno una quarantina, e gli interscambi, le visite fatte dai Trichiana in Brasile, dai brasiliani a Trichiana, sono state almeno 5-6 in questi ultimi anni. Si sta parlando dell'arrivo dei primi nel 1874-75.